la popolazione sta invecchiando, aumenta la necessità di avere dei riabilitatori della deglutizione. Noi medici dobbiamo assolutamente interagire con tutti gli operatori sanitari, logopedisti, fisioterapisti, tutte queste persone che partecipano a questo congresso, che ci daranno sicuramente una mano. Fondamentale poi è l'interdisciplinarietà della deglutizione, tant'è che al congresso sono presenti colleghi odontoiatri, colleghi neurologi e tutti coloro i quali si interessano della deglutizione, sia dal punto di vista diagnostico sia dal punto di vista terapeutico. Le giornate sulla disfagia organizzate dal professore Ruoppolo del nostro dipartimento testa collo hanno voluto inserire altri specialisti per la presa in carico del paziente anziano sano con comorbidità. È un rilievo importantissimo come fattore di rischio per la patologia disfagica e la condizione di salute del cavo orale, perché la malattia parodontale, le carie e soprattutto la perdita di elementi posteriori sono ormai considerati da un punto di vista scientifico e epidemiologico come delle condizioni di rischio per la patologia della disfagia, che è una difficoltà della deglutizione. Se poi correliamo il fatto che la salute orale sia ormai considerato dall'Istat un indicatore di diseguaglianze sociali, capite bene come anche per questa patologia il tema epidemiologico sia un tema rilevante. Questo convegno è molto importante perché ci si è resi conto negli ultimi decenni che la deglutizione è molto importante per la salute. Ci si è resi conto che tante malattie si pensavano dovute all'allettamento, alla stasi, in realtà sono dovute a problemi di deglutizione. Quindi noi consideriamo che per esempio un paziente su due dopo ictus ha disfagia, che in tutte le patologie neurodegenerative ci può essere disfagia, e anche nell'ambito chirurgico proprio l'attenzione a chirurgia conservativa porta a delle necessità di riabilitazione nell'ambito della deglutizione. Quindi è molto importante che si diffonda sempre di più l'attenzione al problema disfagia, sempre più logopedisti stanno lavorando in questo campo e in tutti gli ospedali ormai è necessario che vengano screenati i pazienti a rischio di disfagia, individuati proprio per un'importante prevenzione secondaria.